Sì, mamma, ho capito che stasera abbiamo ospiti, ho capito che devo preparare qualcosa che sia semplice ma che dia un grande effetto. Alessia, sveglia! Forse ho trovato qualcosa che potrà accontentare la mamma. Filetto di maiale in crosta di pancetta coppata e olive taggiasche. Non fatevi spaventare dal nome lungo della ricetta perché vi posso assicurare che questo piatto è davvero molto semplice. Dovremo intanto utilizzare del filetto di maiale. Il filetto pesa circa 500 grammi e ha un costo che si aggira intorno ai 10 euro al chilo. Intanto iniziamo asciugandolo bene fra dei fogli di carta da cucina. Creiamo poi la crosta, sistemando al di sopra della carne delle fettine di pancetta coppata. Se non vi piace potete anche utilizzare del prosciutto crudo, dello speck o qualsiasi altro tipo di affettato. Io vi consiglio di utilizzarne uno però che sia abbastanza saporito. Intanto accendiamo il forno a 180 gradi e facciamolo riscaldare bene. Sistemiamo poi delle olive sopra i filetti o il filetto. Fate conto che con un filetto potete servire 6 persone. Dovremo poi lasciarlo cuocere per circa 20-25 minuti, sempre a 180 gradi. La carne non deve essere assolutamente cruda, mai servire maiale crudo, però deve risultare morbido. Per questo utilizziamo il filetto, che è la parte più nobile e più morbida dell'animale. Intanto facciamo un soffritto con il mio solito trito di erbe e un po' di olio. Se non sapete come preparare il trito di erbe, cliccate sull'immagine in alto a destra e potrete vedere la ricetta. Andiamo ad aggiungere poi una manciata di olive taggiasche e lasciamole rosolare per qualche secondo. Dobbiamo infatti creare la salsa che andrà sopra la nostra carne. Andiamo ad aggiungere 2 cucchiai di brodo vegetale o brodo di carne, come preferite voi. Aggiungiamo un po' di olive. Diciamo che in tutto dovremmo utilizzare 100 g di olive taggiasche. Io desidero avere una salsa che sia un po' densa e un po' lucida, quindi vado a sciogliere in una ciotolina con una mistolata di brodo un cucchiaino di fecola di patate. Vado ad aggiungere il tutto alla mia salsa. In tutto ho utilizzato circa 350 ml di brodo. Lasciamo cuocere a fiamma alta per circa 5 minuti. Andiamo a vedere se il nostro filetto è finalmente pronto. Serviamo una bella fetta di carne con la salsa alle olive. Buonissimo. Ecco qua il nostro piatto pronto. Sì, mamma, ho capito che era buono, lo so che era buono, basta. Ma ben svegliata, cara. Se posso darvi ancora un consiglio, cercate di tagliare il filetto a fettine piuttosto spesse, da circa 2 cm. Che dire, buon appetito!